Ciao a tutti amici di YouTube, eccoci qua tornati con un nuovo video dove andremo a vedere le migliori cassanate. Ma prima di partire con il video devo chiedervi di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Attivate anche la campana per rimanere informati ed aggiornati tutta la settimana e se vi fa piacere lasciate un bel like qua sotto al vostro amico Burki. Detto questo, partiamo subito con questo nuovo video, Antonio Cassano e le cassanate. Ragazzi, ultima cosa prima di partire con il video, vi chiedo tantissimi, ma tantissimi mi piace qua sotto per supportare il video e per supportare la serie. E ora via con le cassanate! La prima cassanatina, se così la vogliamo definire, risale all'anno 2001, quando Cassano scorrazza nelle vie di Bari senza casco e senza patente. Convocato nell'Italia Under 21 per la gara contro la Romania, Cassano decide di lasciare il ritiro in seguito alla scelta di metterlo in panchina dell'allora tecnico Claudio Gentile. La più celebre cassanata ai tempi della Roma risale alla finale di Coppa Italia contro il Milan. In seguito all'espulsione, Cassano mostra le corna in direzione dell'arbitro Rosetti. Sempre ai tempi della Roma, Cassano, durante un'esultanza, distrugge una bandierina. Gesto che poi Cassano ripeterà anche con la maglia della Sampdoria. Nel gennaio 2006 Cassano passa al Real Madrid. Oltre che a presentarsi alla presentazione in pelliccia, Cassano successivamente commette una cassanata ancora più grande. Infatti, nel corso di un pre-partita, Cassano imita scherzosamente Fabio Capello. Questo gesto però ha di fatto posto fine alla sua avventura con la maglia dei Blancos. Nel 2008, alla sua prima stagione con la maglia della Sampdoria, durante la partita contro il Torino, Cassano si toglie la maglia e la lancia verso l'arbitro Pierpaoli, reo di non avergli fischiato un fallo a favore. Nel 2009, a poche partite dal termine del girone d'andata, Cassano litiga pesantemente con Mister Del Neri. Questa lite le costa l'esclusione dal campo per 6 partite. Alla fine però, per fortuna di tutti, la lite rientra e Cassano e Del Neri conquistano insieme una storica qualificazione in Champions League. Nel 2010 Cassano litiga pesantemente con il presidente della Sampdoria Garrone. Questa lite con il presidente blucerchiato sancisce la fine dell'esperienza alla Sampdoria di Cassano, lasciata nella successiva finestra di mercato invernale. Nel 2012, durante il ritiro con la nazionale, alla domanda sulla possibile presenza di calciatori omosessuali in squadra, Cassano risponde: "Spero di no, ma sono problemi loro". Questa, diciamo che più che una cassanata, lo definisco un simpatico siparietto tra Cassano e i giornalisti. Sempre nel 2012, il giorno della presentazione con la maglia dell'Inter, Cassano se la prende con il suo ex amministratore delegato, dicendo: "Prometteva, prometteva, e poi niente, tanto fumo e poco arrosto". La lite in allenamento con Andrea Stramaccioni. A marzo del 2013, durante una sessione di allenamento ad Appiano Gentile, arriva una lite tra Cassano e Stramaccioni, prima in campo e poi nello spogliatoio. A fine stagione, Antonio Cassano cambia aria e va a giocare a Parma. Nel 2016, dopo che Antonio Cassano è tornato alla Samp, al termine del derby perso per 3-0 contro il Genova, l'avvocato del presidente Massimo Ferrero, ovvero Antonio Romei, entra nello spogliatoio della Sampdoria per fare un discorso alla squadra, ma Antonio Cassano è contrariato e non ne vuole sapere, tant'è che viene fuori una sorta di discussione tra i due, così che il rapporto tra Cassano e la Samp si guasta nuovamente. Inoltre, bisogna ricordare e menzionare i cambiamenti di idea di Cassano ai tempi del Verona, ma quelle più che cassanate sono decisioni personali, però comunque io ve l'ho volute riportare all'interno del video. Su tutto questo voglio soffermarmi su un aspetto bello ed importante. Antonio Cassano è stato un giocatore formidabile, genio e sregolatezza, dentro e fuori dal campo. Il talento di Bari Vecchia, in campo, ci ha regalato un grandissimo calcio,
un calcio che per certi versi oggi si fa fatica a trovare. E sulle cassanate, diciamocela tutta, Cassano non sarebbe Cassano senza le cassanate. Grazie per le giocate e per le cassanate, Antò. Sei stato un grandissimo calciatore e a me personalmente, ma penso anche a tanti altri, sei sempre stato anche molto simpatico. Questo era il video sulle migliori cassanate. Spero di avervi strappato un sorriso e che il video vi sia piaciuto. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollicione in su qua sotto per supportare il canale stesso, ma soprattutto per supportare questa serie a cui tengo tantissimo. E se ho tralasciato qualche cassanata che vi viene in mente, scrivetela qua sotto nei commenti. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video e come dico sempre, shabalala a tutti!